Avvocato Antonietta Polcaro. Parliamo di par condicio. È più importante formare per informare o informare per poi formare? Sono importanti entrambe, perché entrambi sono dei processi che riguardano tutti e non escludono nessuno. Oggi la scommessa è appunto informare bene, ed è il significato proprio di questi incontri che condividiamo sui territori per dare quanto più possibile chiarezza e tranquillità e serenità nell'applicazione di una norma che è quella della par condicio, con delle disposizioni che comunque, se conosciute bene, sono applicabili e danno la possibilità di svolgere ognuno per la sua parte, sia i soggetti politici per la propaganda elettorale, sia anche le pubbliche amministrazioni per questo divieto di comunicazione istituzionale, e soprattutto per il cittadino la possibilità di formare veramente il suo convincimento in maniera libero e completo e non condizionato. Ma è anche un momento di grande formazione, così come voi avete iniziato a farlo attraverso la pubblicazione di questi vademecum, che sono appunto delle raccolte di provvedimenti che ha fatto l'autorità, quindi degli orientamenti che sono espressi in questi provvedimenti negli ultimi anni per le varie fattispecie, perché formando tutti insieme possiamo raccogliere degli stimoli per poter meglio poi fare percorsi nel mondo della comunicazione, nell'ordinamento della comunicazione, anche perché no, anche per una modifica della legge 28, così come noi abbiamo auspicato un Agicom con la segnalazione lo scorso anno, ma soprattutto per raccogliere le sfide che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni e con l'avvento delle piattaforme ci compete a dover necessariamente valutare e dare indicazioni e soluzioni a riguardo, perché le norme vanno attuate e devono essere attuate nel rispetto soprattutto delle situazioni che si avvicendano nel mondo reale, quindi delle fattispecie che noi veicoliamo attraverso i nostri provvedimenti, ma soprattutto le norme devono rispondere alla funzione di promuovere l'uomo e le sue comunità, e certamente di non togliergli elementi di libera determinazione e libertà di movimento. Una par condicio per tutti, perché oggi assistiamo a contenuti che vengono diffusi dal mondo radiotelevisivo, che è quello in cui la propaganda elettorale è disciplinata dalla 28 del 2000, e contenuti che invece vengono veicolati attraverso le piattaforme, le quali non hanno alcuna responsabilità editoriale e quindi che non si vedono destinatari di alcuna verifica o valutazione né da parte nostra né da parte dei Corecom. Una par condicio per tutti è un'esigenza di parità di trattamento, quindi viene enucleato un principio che non è soltanto la parità di trattamento tra i soggetti politici, tanto così declamata, ma una parità di trattamento tra tutti i soggetti, tra virgolette, istituzionali, che in un modo o nell'altro forniscono contenuti audiovisivi allo stato attuale.